grazie a tutti intanto, quei pochi che sono qua. Se volete di là c'è Yates di booking.com. Ok. So the speech will be in English, so apologize for my English. Bene. Quindi sarà in inglese che parleremo durante questa. Parleremo in inglese durante questa sessione. Abbiamo anche un ospite irlandese. Mi sento piccolo così a parlare in inglese vicino a lei. Comunque si parlerà di gente che viaggia da soli, solo travelers. In realtà si tratta di una fetta di pubblico che va spesso nei hostel, gli ostelli, quindi si parlerà del mondo degli ostelli. Quindi ho messo un sottotitolo in italiano. Si può capire meglio, insomma. Che si capisce meglio così. Allora, il nostro ospite, la nostra ospite, Catherine, che appunto dirige il reparto forniture, lavora nel marketing del mondo degli ostelli, Hostel World Group, e non diciamo la sua età ovviamente, comunque ci lavora da parecchio tempo in questo mondo. E poi c'è Carlo Alberto Dalla Chiesa, CEO di Ostello Bello, che ha appunto diversi ostelli e che ne dirige diverse in Italia e alcuni in Myanmar. E ci sono io, Lorenzo Vidoni, direttore generale di Urban Homey. Abbiamo aperto un anno fa un ostello e ecco perché la BTO mi ha chiesto di fare questa presentazione. Ed è anche per questo che ho chiesto a Catherine e Carlo di essere qua. Catherine, allora si parla di solo, di gente che viaggia da soli. Sì, ne ho tanti. Come la di Lorenzo, io sono Head of Supply, però in più io mi do un titolo in più, perché in realtà non viaggio più da sola, ma faccio dei viaggi insieme a altre persone, ma viaggio anche da sola. Quindi la BTO mi ha dato questa bellissima opportunità di viaggiare da sola per il weekend, esplorando Firenze da sola, andando da sola dove voglio, mangiando da sola, perché vi posso garantire che 5 minuti prima che facciamo qualcosa, quando viaggiamo con altre persone, vogliono fare altre cose. Quindi questa nozione di solo traveling, devo dire, ha una caratteristica particolare che mi piace ogni tanto. E dormirai a Ostello Bello a Firenze, vero? In realtà a Ostello Bello non ero da sola, quindi abbiamo parlato della nozione di viaggiare da solo e del fatto che spesso viaggiamo con altre persone, però quando siamo soli facciamo quello che vogliamo. Comunque Ostello Bello è una bellissima proprietà. Allora Carlo non fa veramente viaggi da solo, ma sì, io lo sono stato per anni. Tutti i miei colleghi, amici, cioè, che ho incontrato a Ostello Bello e te, erano dei viaggiatori soli. Quindi ci è piaciuto molto viaggiare da soli. E poi quando abbiamo realizzato che non lo saremmo stati per un po' di anni, perché insomma questo comincia quando cominciate a riprodurvi, abbiamo deciso di essere circondati da viaggiatori soli nella nostra vita. Ecco perché. Allora mettiamo questa diapositiva per
vedere, cioè per confrontare le tendenze riguardo agli ospiti, cioè tra ostelli e alberghi normali. Come potete vedere, in arancione ci sono i nostri ostelli a Trieste e potete vedere che 7,67% sono da soli e questo rispetto ad altri hotel di Trieste, questo secondo Booking.com Analytics, e questo è per farvi vedere dove dormono i viaggiatori da soli. Questo era prima comunque della pandemia e il gruppo Generator Hostel aveva fatto questa ricerca, ma già prima della pandemia questa percentuale cresceva. Quindi dal 2015 al 2019 era già cresciuto del 17% e poi questo è continuato durante la pandemia. E qui potete vedere il mondo degli ostelli a livello mondiale. Sì, questo è a livello è di Hostel World. Sì, sono statistiche che ho calcolato a livello globale, ma volevo solo darvi un'idea del globale del segmento dei viaggiatori da soli. Quindi, come ha detto Lorenzo, 14% viaggiavano da soli prima della pandemia e poi siamo arrivati alla pandemia a 23% e poi è continuato a aumentare quest'anno. La cosa interessante è che la massa dei viaggiatori hanno più di 35 anni. In realtà l'82% vuole viaggiare in modo indipendente rispetto ai 43% che preferisce il lavoro, che preferisce il viaggio in gruppo. 42% vogliono incontrare nuove persone, quindi quasi la metà in realtà lo fa per incontrare persone nuove. E sono persone che spendono tra 1.000 e 2.000 dollari a settimana, a parte il viaggio aereo. E la cosa interessante è la durata del viaggio, che è di 19 giorni, quindi che è molto di più di quello che spende la gente di solito quando viaggia. Sì, soprattutto quando si riproduce, quando le persone si riproducono. E di solito fanno 3 viaggi all'anno. Io ho trovato questo particolarmente interessante, appunto facendo questi calcoli, e l'1% di questi viaggi si svolge durante l'alta stagione. Allora è vero che ci sono supplementi quando uno viaggia da solo, può essere quindi più costoso viaggiare da soli, però diciamo che può essere interessante perché spesso appunto chi viaggia da solo vuole anche sfruttare i periodi morti e questo può essere interessante per gli albergatori. Allora si possono dire anche altre cose. Però che succede? Che i viaggiatori da soli aumentano, questo perché c'è una domanda migliore, chiaramente dopo la pandemia tutti vogliono viaggiare, ma Hostel World sta guadagnando parecchi soldi perché gli ostelli aprono, quindi i viaggiatori da soli stanno foraggiando la crescita, piano piano aumenta e vedremo molti dati dopo questo. Questi sono solo alcuni. Sì, diciamo che ogni giorno vediamo che cosa nutre la crescita e effettivamente ci siamo interessati a chi viaggia da soli. Questa è la tendenza più evidente.
Abbiamo guardato per esempio chi viaggia in Italia, il Washington Post lo ha notato. È vero che spesso si dice viaggiare al proprio ritmo è il modo migliore per viaggiare, però anche questo va a favore di chi viaggia da soli. Questo fa vedere che il settore sta cambiando anche per quanto riguarda chi viaggia da soli. Allora, questo era settembre, questi sono dati di Hostel World e potete vedere che le destinazioni italiane più prenotate su Hostel World per un certo periodo rispetto al 2019, osserviamo una crescita significativa per Genova, Catania, Torino, anche Trieste, e bisogna dire che Trieste fa parte dei primi tre. Perché? Perché abbiamo aperto nuovi ostelli, quindi a Genova per esempio Ostello Bello è stato aperto, poi a Catania un altro, anche a Torino, quello chiamato Combo, e poi in altri posti come Firenze con Yellow Square e naturalmente Trieste con Otello. Vedete qui tutti i nomi. Quindi secondo i dati che abbiamo visto prima, gli ostelli hanno aumentato il loro mercato e i lavoratori, i viaggiatori da soli. Ostello Bello è quindi un gruppo di amici che viaggiano da soli, vero? Come dicevamo prima? Allora sì, inutile che io legga, ce l'avete sotto gli occhi. Ostello Bello è un gruppo di amici che 11 anni fa ha deciso di seguire la propria passione e di soddisfare i propri hobby. Quindi abbiamo deciso in 10 di fare qualcosa insieme. Eravamo tutti all'epoca dei viaggiatori da soli. È successo che ci siamo incontrati soprattutto in Australia e in Sud America. E in America del Sud ci siamo incontrati con altri tre in Buenos Aires e ci siamo chiesti: ma perché non aprire un ostello nella nostra città, a Milano? Abbiamo portato avanti il progetto e dopo alcuni anni abbiamo potuto aprire il nostro primo ostello a Milano. Allora, pensavamo all'inizio di fare questo come hobby. Cioè doveva essere soltanto un hobby. Io lavoravo come avvocato all'epoca, poi devo dire che quando viaggiando mi sono innamorato dei posti che erano gli ostelli, che secondo me è un posto perfetto per chi viaggia da soli. Perché? Perché è più facile entrare in contatto con gli altri. È più facile viaggiare come volete da soli, ma fare anche quello che volete ad ogni ora. Potete anche decidere qual è la vostra prossima tappa, quanti giorni rimanere in un posto, decidere di stare di più del previsto. E questi sono gli ostelli, un posto perfetto per chi viaggia da solo nel mondo. Allora poi abbiamo pensato: bene, forse non saremo sempre giovani come adesso, e all'epoca abbiamo detto potremmo avere un posto nostro per i viaggiatori da soli, così saremo circondati da questo tipo di viaggiatori. Per quanto riguarda Ostello Bello abbiamo cominciato con un 1, poi abbiamo notato che in quel mercato le cose cambiavano molto velocemente.
E quindi ho pensato, dobbiamo essere più solidi, più forti. Forse non avrete più voglia di bere una birra a 60 anni, di fare lo stesso lavoro per 30 anni. Quindi abbiamo pensato, cerchiamo di offrire qualcosa di meglio anche alle nostre famiglie o agli investitori. Abbiamo pensato, avremo diversi ostello bello. Abbiamo cominciato con l'Italia, ma eravamo pronti, siamo pronti ora ad aprire altri ostelli l'anno prossimo, vedremo un po' quello che succede. E venderete più birra? Allora, può sembrare strano perché abbiamo 9 ostelli in Italia ora, 4 ostelli in Birmania, però la birra la teniamo per lo staff. Sì, appunto, vedete 500.000 birre servite all'anno, queste soprattutto per il personale. Nel 2020 è stato considerato migliore catena di ostelli da Hostel World, ottimo punteggio in Italia, fate un gran lavoro. Io devo dire che ho dormito a Ostello Bello e il modo in cui fate sentire gli ospiti è incredibile, pazzesco per me, perché è essenziale per l'accoglienza di un ospite e non è facile fare un'accoglienza così. Sì, volevo solo dire che a volte c'è una cosa che abbiamo capito e che abbiamo imparato viaggiando da soli e di non prendersi troppo sul serio. Qualcosa che dobbiamo ricordarci in continuazione, di non prenderci troppo sul serio, perché appena lo facciamo, invece, possiamo dire che l'ostello è un po' una metafora della vita, quindi né negli ostelli né nella vita bisogna prendersi sul serio. Bene, sì, come l'ho detto, sì, era un gruppo di amici che viaggiava il mondo, dormito in più di 200 ostelli, che ha deciso di aprire l'ostello ideale. Niente da dire su questo, perché molto chiaro il modo in cui gestite gli ostelli e il modo in cui voi considerate il viaggio, in realtà, è il modo in cui voi vorreste essere accolti dallo staff e lo trattate come vorreste essere trattati, è lo spirito dell'ostello. Allora, ci ha già detto molto, ma questa è un'azienda che ha veramente il DNA del lavoratore, del viaggiatore da soli. Sì, io l'ho detto che è l'ottima metafora per la vita, ma gli ostelli è un posto bellissimo, perché quando ho pensato di cambiare lavoro, cioè da avvocato a hostel man, cioè qualcuno che gestisce l'ostello, io ho capito mese dopo mese, cioè prima di aprire, ho capito che se uno ha un ostello può fare quello che vuole. Se hai un ostello puoi cogliere tutte le occasioni che la vita può offrire. E a volte hai la possibilità di decidere alcune cose che non avresti nemmeno pensato prima. Il fatto di avere degli ostelli per noi significa avere la possibilità di cogliere varie opportunità. Sì, solo il fatto di incontrare delle persone. Sì,
Ma secondo noi gli ostelli non sono, non è un ghetto, non è una comunità locale chiusa, ma che si apre alla comunità intorno. Quindi se avete un ostello potete lavorare con dei musicisti, potete lavorare a livello culturale, pensare a delle cose buone per delle organizzazioni no profit, potete così sfruttare varie cose del vostro territorio. Perché quando io viaggiavo 15-20 anni fa, c'era una sola cosa che non mi piaceva degli ostelli, che era una specie di mondo chiuso. Come se negli ostelli ci fosse un diritto, una legge diversa, un po' come in uno stadio, una cosa completamente diversa. Ma l'ostello è fatto per condividere, in cui dovete stare attento, non so, alla chitarra, al pianoforte, a un gioco. Non è che voi pagate, quindi fate quello che volete. Dovete pensare che un altro dopo di voi lo userà questo strumento, due minuti dopo. Quindi, anche per esempio, se voi condividete un bagno, dovete rispettare la pulizia, rispettare il bagno che usate. Quindi, questo è qualche cosa che vi obbliga a prendere delle responsabilità, e non solo per voi, ma per gli altri. Giustissimo. Ok, quindi si potrebbe dire meno internet e più Cabernet. Allora, sul punto prima, il driver principale che noi abbiamo 15 anni fa, ero in un parco del nord della Colombia. Ero con una dozzina di persone, ci eravamo incontrate a Cartagena in un ostello, nessuno si era mai incontrato prima, e a un certo punto a Tairona eravamo seduti a un tavolo col tramonto, bevevamo una birra calda, tra l'altro, e ognuno chiedeva suggerimenti agli altri. Diceva per esempio: secondo te io tra 3 mesi devo andare in un certo posto, cosa sono le cose da vedere lì? Cos'è meglio, prendere, seguire le Ande oppure andare in Brasile? Qual è il mese migliore per andare a visitare l'Alaska? Oppure vorrei andare in Nuova Zelanda e mi hanno detto che c'è una nave che parte ogni 2 settimane dal porto di San Diego. Quindi si poteva così scambiarsi consigli. All'epoca mi sembrava di essere nel G8, ci sentivamo persone così importanti, tutti intorno a un tavolo, e potevamo decidere liberamente cosa fare, dove andare, con chi andare, cioè cosa fare della propria vita, insomma. E sembrava fossero le persone più potenti nel mondo. Bellissimo. Quindi questo sono piccoli dati, diciamo, sull'ostello bello. Ora è vero che 9 ostelli non sono pochi, però vedremo poi delle big data. Comunque, paragonandolo ad altri big data di Hostel World, sono più o meno gli stessi. 46% di viaggiatori da soli nel 2022. Quindi 46% sono chi viaggia da soli, il 64% sono donne, cosa che mi ha sorpreso molto, perché quando il BTO mi ha chiesto, la BTO mi ha chiesto di fare questo discorso e di dire qualcosa sugli ostelli, io ho guardato i dati che avevo sugli ostelli ed erano molto sorprendenti per me. Cioè, se me l'avessero chiesto prima, io non avrei detto che il 64% dei viaggiatori soli erano donne. Per esempio, a Trieste ho
ho visto questi dati che mi hanno sorpreso molto. E bisognerebbe anche capire perché Catherine, perché così tante donne? Ho controllato la differenza tra uomini e donne in Europa e c'era il 4% in più. Non era 7 donne per un uomo, era solo 4% in più di donne. Quindi secondo lei perché ci sono più donne che viaggiano da sole? Cioè, perché lei è una donna. Quindi perché pensa che le donne viaggiano di più da sole? Allora, ho cominciato a fare anch'io qualche ricerca su questo. Sembra che a livello più largo le donne prenotano l'80% dei viaggi. Chi prenota in genere sono le donne, anche se non sono poi da sole. Però io parlo dei nostri clienti specificatamente. C'è un cambiamento. C'è stato... Cioè, non voglio assolutamente fare un discorso femminista in particolare, ma le donne hanno voglia di prendere in mano le cose, andare a vedere il mondo. Tutto questo appunto è cambiato. Ho detto che le cose sono migliorate, nel senso che le donne sentono un sentimento di sicurezza di più anche quando viaggiano da sole, ma come ha detto, questa tendenza di voler viaggiare è trasversale, un po' tutti dopo la pandemia hanno voglia di farlo. Allora, è vero che da noi la demografia è un po' diversa, perché ci sono più giovani che non hanno voglia di legarsi con matrimoni, ipoteche sulla casa, eccetera. Allora, forse sono più coraggiose le donne, no, io non direi più coraggiose, ma sono più fiduciose forse. Io per esempio ho due figlie che pensano in questo momento a delle cose che io alla loro età non ci pensavo nemmeno. Sono molto fiero di questa loro libertà e indipendenza. Comunque, in un certo modo... fa strano pensare che si dice le donne allora viaggiano da sole adesso, ma dovrebbe essere normale vederle viaggiare così. A little vediamo House World ora. Sì. Sì, tu l'hai aperto, sì, sono lì dal 1999 e come OTA siamo stati aperti anche durante... Qualcuno ha sentito parlare di Hostel World prima d'oggi? Alzate la mano. Ah sì, vedo qualche mano, sono contenta. Ci consideriamo un mercato per persone che cercano gli ostelli e pensiamo che gli ostelli sono quelli che hanno che danno ospitalità, diciamo, o privata o condivisa. Siamo un'azienda pubblica dal 2015, siamo sulla borsa e comunque posso dire che i letti quest'anno sono molto simili a quelli del 2019, perché abbiamo avuto 2 anni veramente difficili e siamo lieti di capire ora che abbiamo di nuovo una bella crescita con 14.000 reviews. Poi siamo molto globali, vediamo proprietà in 170 paesi, abbiamo poi lavoratori in 11 paesi. Siamo a Dublino come sede centrale, poi abbiamo uffici più piccoli altrove, più persone che lavorano in tutta Europa naturalmente. Questo è un nuovo fenomeno.
E sta crescendo, vero? Sì, perché molti ostelli stanno ora aprendo e Hostel World sta crescendo insieme a loro, sì. Stavo pensando prima, vediamo cosa avviene prima, il viaggiatore o l'ostello, ma diciamo sono collegate, quindi abbiamo visto questo aumento perché magari apre un ostello e quando c'è un ostello bello arrivano tutti i viaggiatori e quindi c'è bisogno di altri ostelli. A Trieste ho sentito dire che le persone andavano lì perché non trovavano ostelli in Lubiana, per esempio, per cui sono venuti da noi a Trieste, a 120 chilometri da noi non trovavano posto e quindi hanno deciso di dormire in un ostello e venire da noi. Quindi andare più lontano di 120 chilometri per dormire in un ostello vuol dire che c'è una ragione. Sì, certo. Carlo ha detto molte di queste cose, parlo della parte destra di questa slide, perché questa categoria è così unica. Vediamo la parte dei fornitori, si hanno sia le stanze private che quelle in comune, per fortuna c'è un grande mix di stanze e ci sono delle zone comune, per esempio un salottino oppure una cucina, che sono gli spazi condivisi. Vediamo consolidamento, vediamo grosse catene come Salinas, che di cui avete sentito parlare, 150 proprietà nel mondo, però rimane sempre un business, diciamo, di proprietà di individui come queste due persone sono qui accanto a me. Quando abbiamo considerato il compratore dei prezzi, un albergo 2 stelle costa meno, costa un quarto del costo di un 2 stelle. Ora non si sa cosa succede l'anno prossimo, però c'è un entry point basso e con le recessioni precedenti abbiamo mantenuto abbastanza business a causa di questo costo abbastanza basso. E poi un'altra cosa che riguarda la sostenibilità, ho altre statistiche al riguardo più tardi da presentarvi, ma quando abbiamo fatto il benchmark ostello rispetto albergo vediamo che producono un quarto delle emissioni rispetto agli alberghi e quindi sono molto sostenibili. Dalla parte dell'offerta è dominato dai viaggiatori in solitario, 60% donne, e poi sono sempre viaggiatori più giovani, dai 18 ai 35 anni. Molti di questi viaggiatori stanno viaggiando per la prima volta. Se entrano in questo ecosistema per il loro primo viaggio, continueranno a rimanervi fedeli anche in futuro, perché questi primi abbiamo visto che fanno almeno 2 prenotazioni nei loro viaggi. E poi un'altra cosa importante è che usare l'ostello per incontrare altre persone è una delle ragioni per venire all'ostello. Sì, è buffo perché prima stavamo parlando di alcune cose. È stato buffo quando Carla ha detto che i genitori che chiamano i genitori e stanno lì a parlare con i figli per fare delle domande sciocche, però un posto telefono per sapere se è sicuro, se è pulito, dorme con qualcun altro, sì, la risposta è sì. C'era un film un po' scemo su questo argomento. Posso dire una cosa? Sì. Pensavo, mentre Catherine parlava dell'80% di questi business operati da privati come noi, mi sono chiesto quanti proprietari d'albergo conoscete che possano definirsi come viaggiatori loro stessi? Pochissimi, pochissimi. Quanti proprietari d'ostello conoscete
che sono stati viaggiatori, 95%. Per questo, sì, è così, gli ostelli sono la casa proprio del viaggiatore. È una casa per, è così casa dei viaggiatori che nella storia della nostra industria fino agli anni 90 quasi 100% degli ostelli in Europa erano portati avanti da organizzazioni non profit. Gli ostelli erano, diciamo, ONG. Durante gli anni 90 molte persone che hanno viaggiato da solo, che viaggiavano da solo, hanno iniziato a possedere il loro ostello privato condotto da loro, perché erano innamorati del viaggiare. Se io amo il viaggio, la persona, io dovrei avere il mio proprio albergo, no, ostello, scusate. Ora, oggi cosa succede? Il risultato è che quei viaggiatori avevano ragione sul business. I risultati, le cifre erano dalla loro parte. Persone che hanno tanti soldi hanno iniziato a fare questo stesso lavoro, hanno iniziato quindi ad aprire nuovi ostelli. E ora vediamo infatti che qualcosa è cambiato nella nostra industria. Io mi sono innamorato di questa industria, di questo settore, perché sapevo che c'era un sacco di gente che erano come me. E oggi le cose stanno cambiando, ci sono grossi gruppi dietro gli ostelli, e secondo me è importante che le persone che gestiscano gli ostelli essere genuini, chiari, conoscere bene come deve essere quel prodotto e come se l'aspettano i nostri ospiti. Questo è molto importante. Siamo, diciamo, qualcosa che cambierà la nostra industria per sempre. Però possiamo andare avanti sul nostro percorso per rimanere indipendenti nelle nostre teste e capire bene ogni giorno perché abbiamo iniziato questo lavoro. Non era una questione di soldi, ma era una passione. Poi ho ricevuto i soldi, però sì, tuttavia, anche se i gruppi più grandi comprano gli ostelli, sarà molto diverso. Il vero viaggiatore d'ostello dormirà in ostello bello e non in quella catena, secondo me almeno. Proprio a causa di quello che hai detto ora. Quindi se si è genuini, se si mantengono le cose bene, se le persone continueranno ad arrivare comunque, anche se aprono catene più grandi. Vediamo le cifre. E chi sono gli ospiti di Solo Travelers e degli ostelli? Sono i Solo Travelers. Quando abbiamo parlato prima di questa cosa, io devo essere una persona a dati, però io voglio anche parlare dell'emozione di questi dati che mi danno. Non so se lo sapevate, fino a 2007 la generazione Z e i millennials sono la popolazione più grande sul pianeta. Abbiamo visto che i giovani non erano la porzione più grande dei viaggiatori solo, sono una grande popolazione comunque e ci manterranno in affari per molto tempo. Questi millennials e generazione Z sono 4.9 milioni. E quindi viaggiano per circa 34 giorni
l'anno e li invidio molto, e molti di questi andranno su un viaggio da solo nei prossimi 6 mesi. Questi sono numeri interessanti e si vede questo dappertutto, in tutte le statistiche. Tutti i solo travelers tenderanno a aumentare anche l'anno prossimo, e quindi c'è proprio questo numero enorme dei millennials che viaggeranno in futuro. Ma non solo i più giovani, devo dire. C'è questa nonna backpacker a 84 anni d'età che viaggia e soggiorna proprio negli ostelli 3 volte l'anno, solo con uno zaino, e ha 84 anni. Sì, ogni tanto si vede, l'ho visto sabato quando sono venuta da te. È un mix eclettico di persone. Io parlo dei giovani, sì, certo, però è un tipo di viaggiare, non è tanto definito dall'età. Come ti chiami, nonna? Gli chiedono. Non vuole un albergo o un'esperienza tutta rileccata, ma vuole veramente avere qualcosa di speciale. Ecco, ora si parla quindi di ricercare le esperienze mentre uno si sta negli ostelli. Siamo quindi dei nomadi, sono nomadi digitali, aumentano molto denaro viene speso, 8 in 10 in questo gruppo, diciamo, di millennials sono là per incontrare nuove persone, eccetera. Poi rapidamente bisogna parlare dei benefici del settore. Non è strano che questi gruppi sono coscienti della sostenibilità, ricercano opzioni più verdi quando viaggiano. Poi il legame con la comunità è importante, rendere qualcosa invece che sempre prendere. E qui avevamo molti dei nostri clienti credono che gli ostelli sono più sostenibili grazie a tutte le questioni, che si spreca meno cibo, involucri, eccetera. Quindi tuttavia, ecco, abbiamo le cifre qui che parlano chiaro. Abbiamo lavorato con Bureau Veritas per produrre un report con riferimenti all'emissione degli ostelli rispetto agli alberghi, informazioni che si poteva trovare nel settore pubblico. E abbiamo visto che gli ostelli producono un quarto delle emissioni rispetto agli alberghi. Quindi sappiamo che i viaggiatori ricercano esperienze, la sostenibilità, e gli ostelli sono bravi a fornire tutti e due questi aspetti. E di nuovo, qui, prima abbiamo dato i dati di Ostello Bello, e questi sono i dati globali. Quindi vediamo, c'è un aumento dal 2019 in poi, 2020, nessuno andava in giro ovviamente, e quindi in un anno abbiamo avuto un aumento dell'11%, persone che viaggiano da soli, e il 67% di questi viaggiatori sono donne rispetto al 2019, dove solo il 48%. Che è successo qui? Se vai alla prossima, è ancora più alta in Italia. Questa è l'Italia, sì. 78% dei viaggiatori erano donne, perché si sentono tranquille in Italia. Io ho colleghe italiane, chiedo loro: cos'è l'attrazione qui? So bene quanto il vostro cibo, la moda, il vino sia, però vorrei sentire da voi stessi. Ma no, lei mi ha chiesto perché tutti si vestono così bene qua. Io ho detto: ah, beh, naturalmente siamo in Italia. Io veramente non capisco, non posso stare qui a dirvi
delle risposte su perché l'Italia è una destinazione così importante, più alta di molti altri paesi europei. La sicurezza deve essere considerata, ma vorrei sapere da voi, per esempio, cosa fate nel vostro ostello di buono? Più dati, abbiamo bisogno di più dati. Io non sono una persona che ama i dati, però sì, è sempre bello comunque. Abbiamo quindi clienti, facciamo le indagini e lo faremo anche in futuro sulle donne e perché amano viaggiare in Italia da sole. L'83% hanno viaggiato da solo negli ultimi 10 anni e continuano a farlo più di una volta, 23% più di 10 volte, quindi bisogna prenderli all'inizio della loro carriera da viaggiatori. Molti viaggiano per dare un'importanza alla loro esperienza. Ora credo i viaggi continueranno a salire perché abbiamo avuto anni brutti col Covid, parlano di libertà, flessibilità e indipendenza. 76% vanno negli ostelli per incontrare gli altri, 72% si sentivano un po' preoccupati prima del loro viaggio. Molti però non sono mai stati in un ostello di questi ragazzi, magari era il primo viaggio anche. Poi cosa è successo? Come ho detto prima, non mi piacciono, diciamo, le telefonate, mi piace più usare l'email, la chat o anche messaggi a voce. E credo gli ostelli sono stati lanciati, il sistema Solo è una rete social creata da Hostel World che permetteva alle persone che vogliono prenotare Hostel World di iniziare a chattare. Ho un piccolo video, però prima di farvelo vedere voglio dirvi che negli ultimi anni molti di noi hanno iniziato a chiedersi delle domande esistenziali, chi eravamo come business, in che direzione andavamo, cosa fare per differenziarci. Quindi siamo un piccolo OTA in una mare di più grandi OTA e molto importante al nostro successo, era qualcosa che ci differenziasse. Se pensiamo a tutto quello che abbiamo detto finora, sapevamo che prenotavano su Hostel World, volevano un letto nell'ostello per incontrare gli altri che viaggiavano nello stesso ostello. Ecco il video. Vi chiedo il video. It doesn't matter. It is a great video. I can share it with everybody afterwards. So we can just go to the next. È molto carino, ma passiamo al prossimo. Ho degli screenshots. Questo non siamo riusciti a vederlo. Eccolo. Ero pronta. Ecco. Ho dei vecchi screenshots. Quello che avreste visto è come tutti questi aspetti social funzionano. Come voi create un profilo, una volta che create il vostro profilo, andate sulla pagina di Ostello Bello, per esempio, vendete delle facce, diciamo, delle persone che staranno con voi e nazionalità di questo per capire chi sarà lì negli stessi giorni. Poi si ha accesso, una volta prenotato, tutti i clienti che saranno presenti 14 giorni, si fa parte di un chat e potete chiacchierare con gli altri. Ehi, sì, io arrivo a Copenhagen, ci sarà anche tu. Per rompere il ghiaccio si può quindi chattare sull'ostello quando arriverete, poi ci sarà
anche un'altra chat, potete far parte di un gruppo di passeggiate nella città. Poi un'altra cosa abbiamo lanciato è che si può creare un link up, invitare persone da altri ostelli nella città per incontrarsi. Una cosa che vorrei dire è, si prende tutto questo chat e si mette in una app, ma no, stiamo iniziando, diciamo, le conversazioni per le persone, diciamo. Poi una volta che arrivano all'ostello, per fortuna si incontrano in persona e le cose vanno molto bene. E abbiamo chiesto se funziona, dice no, funziona bene perché già le persone hanno rotto il ghiaccio prima di arrivare, ma quando arrivano a quel punto sono pronti a socializzare, prendersi una birra insieme, e funziona. Sì, e molti usano, metà di questi usano questi chats. Sembrerebbe che sono solo per i nuovi solo travelers, ma no, lo usano i gruppi, quindi c'è un'enorme crescita in tutti i settori. L'abbiamo lanciata in aprile, siamo molto lieti di questo e vediamo i prossimi slides. Vedo che abbiamo poco tempo. Qui il link up, possano collegarsi e fare creare dei posti dove incontrarsi nella vita reale. E poi l'ultima slide, dove quello che vogliamo fare, abbiamo l'idea di aumentare l'esperienza dell'utente. Le persone possono, a Ostello Bello, possono creare l'evento, poi appare sulla loro pagina su Hostel. Prima di prenotare posso capire il tipo di roba che fanno al loro ostello rispetto a un altro ostello più tranquillo, eccetera, eccetera. Quindi grandi opportunità. Possono chattare gli ostelli tra di loro? No, attualmente no. Doveva essere solo tra i clienti, però quando avremo questi eventi avremo bisogno di esplorare tutto ciò meglio. E come abbiamo detto prima, hashtag solo traveler su Instagram, 3.5 milioni di post su Instagram, hashtag solo traveler, ce ne sono sempre di più. Quindi sicuramente ci sono molte persone che ricercano questo tipo di viaggiare, di viaggio. Questi sono alcuni post. E quindi ecco lo status solo traveler. E per ricapitolare, io adoro solo traveling, però non sono da solo. Ci sono moltissime persone pronte a affrontare il mondo da sole, soprattutto le donne. L'Italia è molto popolare per questo, non l'ho detto prima. C'è un'opportunità proprio di dare ancora di più qui in Italia. C'è molto spazio e comunque apriranno anche altri ostelli in Italia. Ci sono molte cose che vogliono fare in Italia, però il fattore importante è che non vogliono essere da soli. A volte sì, ma a volte vogliono collegarsi con altre persone. Abbiamo creato un'app per collegarli, per dare qualcosa di diverso, e stiamo vedendo questo sistema di viaggiare per dare loro le esperienze che vogliono, levando tutte le paure che avrebbero nel viaggiare da soli. Ecco, questa è un consiglio a lungo termine di Carlo. Il vero solo traveler, dovete ricordarvi di tornare con più persone, perché chiaramente magari uno inizia da solo e poi torna con tutta la famiglia. Ecco alcune idee. Se dovete scegliere l'immagine giusta per solo track, creare una copia per attirare questo target, usare tutte le informazioni sulle destinazioni.
trasporti, ristoranti, pubs, musei, suggerire esperienze di viaggio, essere flessibili per quel che riguarda le cancellazioni e le tariffe. Grazie, grazie Carlo, grazie Catherine. Arrivederci.